Ma Maurizio Landini si fa fare il trucco per andare in TV. Beh, io questa poi non me l'aspettavo, capito? Non me l'aspettavo. E sapevo che i leader si facevano fare il trucco, che so, Silvio Berlusconi, oh, via di seguito. Ma non avrei mai pensato che il capo degli operai metalmeccanici e se facesse fare il trucco. Ma perché Maurizio Landini? Ma perché deve apparire più bello in TV? Ma perché se è più bello e migliora la condizione degli operai metalmeccanici? Ma insomma, ma che facciamo? Seguiamo la strada di Fausto Bertinotti? E allora se seguiamo la strada di Fausto Bertinotti e lei diventerà presidente della Camera dei deputati, perché questa è stata la carriera di Fausto Bertinotti, capo dei metalmeccanici 10-15 anni fa. Beh, insomma, ecco qua, cari amici, io resto esterrefatto, io, Serafino Masoni, che sono l'autore di quest'opera qua, vedete quest'opera qua, io resto esterrefatto, non avrei mai creduto che anche Maurizio Landini cedesse a queste banalità cicciolo borghesi, c'è da restare esterrefatti, va bene, deve piacere, anche Maurizio Landini deve piacere, capito? Vabbè, cari amici, qua mi fermo e vi posso confermare che io sono fortemente esterrefatto, guardate un po' che roba, questa foto io l'ho tratta da questa pregiata rivista, che sia chiaro. È una pregiata rivista di Rizzoli, RCS Media Group, di cui io sono azionista. Va bene, cari amici, su, consoliamoci sempre con quest'opera, d'accordo, cari amici? Tanti cari saluti da Serafino Massoni.